Ciao, benvenuto a questo primo video di oggi. Bene, qui ti parlo invece di un altro concetto, del concetto della creatività, del processo creativo e della famosa e del famoso falso mito dell'ispirazione mistica che non esiste. Quello che esiste è migliorare un'abilità. Tutto quello che migliora il talento, te l'ho già detto, non esiste. Mozart non aveva talento, Mozart aveva un sistema, un meccanismo di produzione di risultati straordinario applicato a qualcosa che lui adorava, che era la musica. Sta tutto qui. Non esiste il talento, esiste la predisposizione nella passione per qualcosa. Se una cosa mi appassiona, la musica, la composizione, mi appassiona, bam, è fatta. Non c'è niente da fare. Do il massimo, rendo il massimo, non sento il tempo, la fatica, perché concentro tutta l'energia in una direzione e quindi miglioro inevitabilmente. Il processo sta tutto in questo, sta nel comporre, nel migliorare il meccanismo di produzione delle composizioni che fai. Il meccanismo di produzione si tratta proprio di, ti faccio un esempio pratico, metaforico. Tu il pane, sei una fabbrica di pane, produci, 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 ma fai tanto pane, eppure c'è qualcosa che non va. Perché? Perché scopri un giorno che in realtà non devi basarti sul pane, ma devi basarti sulla migliorare la qualità del pane, la qualità del prodotto. Quindi cosa fai? Continua a migliorare il prodotto, continua a migliorare la qualità, il pane diventa sempre più buono e pan. Di conseguenza fai meno pane, ma lo fai di qualità migliore, tipo le Ferrari, tipo le macchine. Tipo, è un ristorante con un menu specifico, sai che il menu è quello. Stessa cosa per la composizione, non fai più composizione, ma migliori, evolvi, sei più a contatto con le tue emozioni, sai esattamente che cosa vuoi presentare, tipo la ira, ti immagini le tue. L'ispirazione sta in questo, sta nell'abilità di fare che la mente pensi costantemente alla composizione. In questo modo ti verranno le cose automatiche. Ciao, al prossimo video!